Buonasera a tutti. Allora, questo è il terzo incontro che facciamo e saranno qui a parlare con noi Mario Micheli, che però vuole essere chiamato Gianfranco per motivi che non si sa bene, per motivi segreti, insomma, è Mario Micheli. È professore di storia del restauro a Roma 3, prima ha lavorato all'Istituto di Restauro di Roma, comunque poi ci racconterà un po' di sé. E Antonio Testoni, che è professore di chimica all'ITI di Ferrara, è un insegnante che sta facendo quei percorsi di cui vi parlavo l'altra volta, insomma, che utilizzano la storia della chimica come modo per avvicinarsi meglio ai ragazzi. Quindi anche Antonio, poi ci racconterai anche tu qualcosa di te. E se vogliamo iniziare... Ecco, benissimo, ho cambiato idea, pensavo di stare in piedi, ma l'età, allora. Dunque, intanto io ringrazio moltissimo la professoressa Aquilini per questo invito che veramente ho apprezzato moltissimo, per quello che so di questa attività, veramente mi sembra straordinariamente importante, mi trovo, credo, davanti a tanti chimici. Io non sono un chimico, non sono un fisico, però amo molto i chimici e i fisici e ho vissuto con chimici e fisici per una vita, quindi questo già la dice tutta. Di me dico poco, allora, però due cose, e soprattutto per spiegare l'aggancio con il tema che si intitola Il restauro dei bronzi di Riace. Io appunto ho trascorso una prima fase della mia vita, ognuno di noi ha sette vite come i gatti, insomma adesso non so se sono arrivato alla settima, ma c'erano diverse, per lunghi anni all'interno dell'Istituto Centrale per il Restauro, dove proprio il rapporto tra le diverse discipline, quindi tra le discipline umanistiche e le discipline delle scienze dure, era ed è particolarmente forte, un luogo caratterizzato da una grande trasversalità dei saperi, di interdisciplinarietà, e poi l'ho lasciato così col cuore dolente nel 2007 e appunto da quella data insegno storia del restauro presso l'Università degli Studi di Roma 3, dove mi occupo anche di un altro aspetto che un po' ha qualche collegamento, ha molti collegamenti con il vostro lavoro. Mi occupo di cooperazione allo sviluppo e di creazione di metodi didattici nuovi in questo campo disciplinare, cioè il campo della conservazione del patrimonio culturale nei paesi in via di sviluppo. Quindi tutte queste cose poi alla fine si incrociano insieme, eccetera. L'aggancio con i bronzi di Riace riguarda proprio una certa fase della storia, perché oggi io vorrei utilizzare questo caso un po' per proprio un aggancio diretto alle discipline scientifiche che rientrano in modo forte all'interno della conservazione delle diverse classi dei materiali, soprattutto anche nel caso specifico dei bronzi e dei bronzi all'aperto, ma vorrei appunto utilizzare un po' la storia, gli avvenimenti per seguire nel tempo tutta una serie di questioni anche di carattere scientifico e metodologico. L'aggancio con me, perché me ne sono occupato direttamente, proprio diciamo in una certa fase di questa storia, ma insomma non voglio dirvi altro. Allora, una piccola premessa che credo che sia anche consona proprio a voi, insomma, alle cose di cui vi occupate. Sicuramente la conservazione dei metalli è molto legata alla storia della chimica e alla storia dei chimici. Negli ultimi mesi appunto si è chiuso un progetto PRIN di cui avevo diretto una unità di ricerca, e la mia unità di ricerca proprio specificatamente approfondiva l'evoluzione metodologica, scientifica, insomma teorica del restauro archeologico dall'Unità d'Italia alla metà del Novecento.
Insomma, per quanto riguarda i metalli e per quanto riguarda in generale il restauro archeologico, il fondatore di questa specifica disciplina è un chimico, era un chimico tedesco, si chiamava Friedrich Röntgen, e indubbiamente egli è veramente da considerarsi il padre disciplinare di questo contesto, ed era un chimico, e da lui è derivato tutto il resto, quindi questo, diciamo, ce la dice tutta. E in generale in questo ambito la chimica ha sempre avuto un fortissimo ruolo, saltando varie fasi cronologiche. Qui appunto vi faccio vedere per esempio già cambiamenti importanti che si registravano negli anni 60 del Novecento, sembra un secolo fa. Ero già in circolazione in quel momento, e presso l'Istituto del Restauro, per esempio, già si era registrato un nuovo orientamento per quanto riguarda il problema della stabilizzazione dei processi corrosivi dei metalli al chiuso, ma già si iniziava un po' a studiare il problema grandissimo, enorme dei metalli all'aperto, poi della pietra all'aperto e del rapporto con l'inquinamento. Quindi diciamo questi sono anni cruciali, gli anni 60-70, in cui appunto nel campo dei metalli si lavora, si arriva appunto a risultati sugli studi sulla corrosione, gli studi sui trattamenti di stabilizzazione sono assolutamente importantissimi. Grifo e Leone di Perugia sono due casi importanti di quegli anni, tanto per dirne una. Ma diciamo alcune adesso, proprio prima di arrivare ai bronzi di Riace, un piccolo percorso che passa attraverso, diciamo, punti nodali nei quali le scienze chimico fisiche hanno un ruolo importante. Quindi per esempio la storia della radiografia applicata alle opere d'arte è un campo interessantissimo, ma in particolare la radiografia e la gammagrafia applicata appunto ai bronzi ha una storia molto più breve. Per esempio la prima gammagrafia fatta con, credo, adesso non mi ricordo se era iridio o cobalto, di questa statuina che viene dalla Puglia, lo Zeus di Ugento, è questa è proprio una cosa unica, un primato in assoluto. Mai in bibliografia si registra una gammagrafia appunto di questo tipo, ed è degli anni 60, quando aveva un ruolo importantissimo l'Istituto dei Metalli Leggeri di Novara, di Carlo Panzeri e Massimo Leoni, due personaggi che nella storia delle scienze applicate alla conservazione, soprattutto dei metalli, hanno un ruolo rilevantissimo. Un altro caso di studio interessante, importante, da cui poi vengono fuori un sacco di collegamenti anche con quello che è successo nei decenni successivi, riguarda una piccola statuina pochissimo conosciuta, siciliana, appunto di stile severo, V secolo, l'Efebo di Selinunte, realizzata probabilmente in Sicilia, ma ritrovata credo nel 1888 vicino a Castelvetrano, e sicuramente per tanti anni, fino alla fine degli anni 60, ritenuta abbastanza strana ed atipica, sproporzionata. Che ne so, Ranuccio Bianchi Bandinelli la vedeva, appunto, vedeva in queste sproporzioni un problema originario plastico. In realtà invece questa statua poi si è rivelata completamente diversa da quella che appariva, e questo è accaduto grazie a un nuovo modo di affrontare appunto questo tipo di problemi. Che succede? Viene rubata nell'ufficio del sindaco di Castelvetrano, dove il sindaco la usava come cappelliera, quindi i ladri naturalmente davanti a quell'uso improprio intervengono, viene ritrovata in un conflitto a fuoco alla fine degli anni 60 e viene affidata all'Istituto Centrale per il Restauro. Finisce nelle mani di un restauratore bravissimo, autodidatta, come molti restauratori non di oggi ma del secolo scorso, è assolutamente geniale, ma con una grandissima attitudine verso i metodi delle scienze. E allora questo restauratore, si chiamava Alberto Di Maio, la svuota, perché gli antichi restauratori siciliani gli avevano tolto la terra di fusione, l'avevano riempita di cemento con spranghe di ferro. Allora questo restauratore la svuota molto accuratamente, separa la testa dalle braccia e da una gamba che erano dissaldate, poi vi dico perché, e la esamina ai raggi X, ma soprattutto
gli infila dal foro della testa un endoscopio, un boroscopio, uno di quelli che allora si usavano nei controlli delle ali degli aerei, insomma dei motori degli aerei, e guardando dentro, in questa statua svuotata, vede delle cose stranissime, strane forme che non erano assolutamente né comprensibili né coerenti. Allora, tra queste immagini e le radiografie, alla fine viene fuori la spiegazione del mistero. Questa statua era in origine completamente diversa. Intanto la testa, le braccia non erano pertinenti, erano un'aggiunta, un restauro antico successivo, in seguito chissà quali avvenimenti, ma soprattutto il problema principale è che era stata allungata in corrispondenza del torace e sulla parte alta delle gambe, vedete, dove ci sono quelle fasce di colore grigio. E, insomma, è come se appunto ad uno di noi veniamo sottoposti ad un intervento appunto ortopedico, e io che sono alto 1,78 m divento di botto 1,95 m. Insomma, pensate, l'effetto estetico già non è straordinario, ora pensate il cambiamento. Allora Alberto Di Maio studia questa vicenda, la disegna, la rileva, ma soprattutto fa una cosa bellissima, straordinaria: prende forbici e colla, cartoncini e due fotografie di questa scultura, con le forbici toglie, taglia le parti allungate, rigiunta la fotografia, e ecco che di botto la statua assume delle proporzioni quasi policletee, cioè veramente è tutta un'altra cosa. Quindi questa corpo rachidico appunto diventa un corpo invece perfettamente proporzionato. Ecco, questo ce la dice tutta proprio sui cambiamenti di pensiero, di metodo, di atteggiamento che si registrano negli anni 70, cioè un periodo straordinario. Dopodiché altri primati, questa statua veramente è passata alla storia della conservazione anche per un secondo, diciamo, una seconda intuizione straordinaria. Questo restauratore doveva rimettere insieme testa, braccia, gamba, eccetera, in un tutt'uno e collegarle ad una base. E allora si inventa un sistema meccanico complicatissimo. Io mi ricordo, ero giovane all'epoca e ho assistito a questa ideazione straordinaria, e questo sistema riesce. Insomma, da quel momento poi naturalmente le statue non sono state più, come dire, devastate riempendole con materiali inopportuni all'interno, ma insomma è cambiato l'atteggiamento, ma soprattutto si è posto in valore un dato fondamentale: gli interni di queste sculture sono portatori di elementi dal punto di vista della storia produttiva, della storia tecnologica, fondamentalissimi. Quindi ci raccontano come sono andate le cose e non vanno assolutamente resi, come dire, invisibili con cementi o quant'altro. Negli anni 70 un'altra, diciamo, vicenda importante, che proprio si collega al rapporto tra le scienze, soprattutto la chimica della corrosione e della protezione dei metalli e il restauro di essi, riguarda i cavalli di San Marco. Naturalmente processi di corrosione, l'inquinamento, Porto Marghera, vengono rimossi, vengono appunto restaurati e mai torneranno all'esterno, verranno sostituiti da copie. Naturalmente anche lì scoperte importanti. I cavalli di San Marco non sono di bronzo, non so se voi questo lo sapete, ma i cavalli di San Marco sono di rame puro, quasi al 99,7%, e questo rappresenta ancora oggi un'anomalia, perché basta andare a chiedere ai fonditori d'arte, andargli a porre appunto la domanda se è realizzabile una scultura di queste dimensioni con rame puro, la risposta sarà sicuramente sempre negativa, perché è difficilissimo, è quasi impossibile appunto colare, riuscire a fondere, riuscire a dare la forma con un metallo senza alliganti. Altra, ultima vicenda importante che precede i bronzi di Riace e che aggiunge diciamo un altro contributo al rapporto tra scienze e scultura, monumento di bronzo, è la vicenda che riguarda il Marco Aurelio. Il Marco Aurelio viene tolto dal suo basamento nel 78 a seguito di una bombetta, insomma, che non aveva fatto fortunatamente grandi danni né al Campidoglio né al basamento Michelangelo
Michelangiolesco, e appunto viene preso in carico dall'Istituto del Restauro e inizia un percorso che dura 6 anni fino al 1983. Ma la cosa interessante è che nel caso del Marco Aurelio vengono un po' riprese tutte le, diciamo, le esperienze condotte in questi casi precedenti, e finalmente e si amplia il panorama delle metodologie utilizzabili, appunto scientifiche, chimico-fisiche, per indagare la storia, la vicenda conservativa e lo stato di conservazione di un'opera così complicata, un'opera che appunto, tranne un periodo buio fino al X secolo, a partire appunto da quel momento, poi rientra in circolazione, ci sono tantissime testimonianze iconografiche, ma insomma intorno al Marco Aurelio poi sono accadute guerre, fatti politici, diciamo, ha avuto danni antropici e non solo naturali, appunto per almeno altri 10 secoli, quindi molti restauri, quindi un'opera molto complicata. E allora sul Marco Aurelio si mise appunto quello che era veramente forse il primo piano diagnostico organico, dove appunto tutte le discipline si intrecciano tra loro, e da lì poi appunto le cose appunto sono proseguite. Quindi per esempio, che ne so, la ricostruzione di queste vicende precedenti, le cadute, le riparazioni del cavallo, le discontinuità, incrociando radiografie, endoscopie, analisi chimiche o che ne so, interferometrie olografiche o misure con appunto accelerometri, fotoelasticità, insomma, tanto per dirne solamente alcune, accanto a analisi metallografiche, chimiche della lega, eccetera eccetera, ma il comportamento termico per esempio, incrociato con altri monitoraggi come per esempio l'emissione acustica, per cercare di capire nei vari momenti della giornata, in differenti momenti stagionali, come appunto questo oggetto così complicato, grandissimo, sottile, il cavallo sembra un serbatoio di metallo con una parete molto sottile, quindi naturalmente reagisce ai cambiamenti termici, mettendo in sollecitazione tutte le discontinuità che lo caratterizzano. Quindi tutto funzionò, e questa fu appunto una grande esperienza che appunto un po' anche ha ribaltato i rapporti tra diagnosi e restauro. Ecco, pensate, 6 anni, di questi 6 anni quasi 5 furono spesi a diagnosticare e non più di uno a restaurare. Quindi il rapporto tra conoscenza e attuazione dell'intervento di restauro si ribalta. E questo è accaduto poi anche sui bronzi di Riace, secondo restauro, di cui oggi vi parlerò un po' dettagliatamente. Ecco, i bronzi di Riace. Dunque, i bronzi di Riace, naturalmente alcuni caposaldi proprio di tipo cronologico, vengono ritrovati il 16 agosto del 72 da questo sub, tra l'altro è uno scienziato il ritrovatore, credo che sia un geologo della Lenia o qualcosa del genere, sì, forse della Lenia, e Stefano Mariottini, il quale appunto li identifica, vengono recuperati. E dopo un periodo regino durante i primi controlli, i primi tasselli di pulitura e decisioni, poi si decide di portarli a Firenze nel gabinetto di restauro della Sovrintendenza Archeologica della Toscana, e lì appunto comincia la prima fase di questa lunga storia che non hanno pace, i bronzi di Riace, che appunto continua ancora oggi a, come dire, a finire sui giornali. Allora, la questione è interessante, vengono ritrovati sott'acqua naturalmente, con concrezioni all'esterno, e quindi avevano bisogno, tra le varie cose, anche di una pulitura dell'esterno per eliminare appunto questi depositi sulle superfici. Ora, dal punto di vista cronologico e dal punto di vista, diciamo, proprio di autografia,
sono stati studiati subito dopo il ritrovamento da molti studiosi, uno di quelli di coloro che si è occupato di più è Paolo Moreno, con ipotesi appunto sia di tipo attributivo che di tipo identificativo sui personaggi, quindi sarebbero stati appunto Alcamenes il Vecchio e Ageladas sarebbero stati i due autori, poi probabilmente secondo Moreno facevano parte di questo gruppo dei sette a Tebe, la datazione tra i due appunto è differente di una trentina d'anni, diciamo 460 il primo a quello diciamo con i capelli, la barba e i capelli interi, e invece il bronzo B, che aveva un elmo, questo capoccione così allungato, sarebbe di una trentina di anni più giovane. Allora, sembrano molto simili queste due statue, no? Perché sono tutte e due in posizione stante, la stessa postura delle due braccia, l'altezza è di poco superiore al vero, credo che sia 202 uno e 203 l'altro. Ma insomma, questa somiglianza è veramente anche in questo caso, come nel caso delle Febo di Selinunte, apparente, in realtà invece poi si sono rivelati un po' diversi, un po' più diversi da quello che appaiono in questa immagine che vedete. Vi spiego perché. Dunque, intanto vengono portati a Firenze, sono ancora bagnati d'acqua, pieni di terra di fusione, avevano la loro terra di fusione originaria che naturalmente era imbibita di acqua, acqua e non solo, anche sali naturalmente stavano sott'acqua. Allora, che succede? La prima, diciamo, cosa che si, una delle prime cose che si fa a Firenze è una gammagrafia, però naturalmente lo spessore del metallo, la quantità di terra e soprattutto questa grande presenza di acqua, insomma, non rende possibile l'ottenimento di immagini belle, e allora non tutte le cose si riesce a capirle, non tutte le questioni, per esempio le saldature, alcune di queste saldature tra le varie parti, queste sculture appunto venivano realizzate non in un intero unico, ma in parti che venivano appunto saldate con complicati procedimenti, complicati e anche diciamo difficili, no, per l'ottenimento di buoni risultati. Allora, si immagina che avevano tutte e due più o meno la stessa disposizione delle saldature. Sulla statua B se ne vedono altre che sull'altra non se ne vedevano, sul braccio quello disteso destro, eccetera. Insomma, vengono studiate le leghe, quindi si vede che appunto di piombo ce n'era pochissimo, era un bronzo binario, soprattutto appunto di rame stagno, come è giusto che doveva essere, insomma. Vengono studiate anche le leghe delle saldature, insomma, uno studio molto interessante, le tecniche di assemblaggio. E tutto questo viene pubblicato su un numero speciale del Bollettino d'Arte, un numero bellissimo, negli anni successivi alla fine di questo intervento di restauro. Insomma, questo intervento di restauro nella sua prima parte riguardava gli esterni, quindi una pulitura molto molto accurata per scoprire appunto la patina di corrosione e metterla in luce rispettandola il più possibile. Però che succede? Terminata questa fase dovevano essere stabilizzati, tra virgolette, e allora iniziò sul solo bronzo A, sempre quello appunto il più antico dei due, un trattamento con il metodo che allora appunto in quel laboratorio veniva utilizzato, cioè un metodo che si chiamava B70, in pratica prevedeva due bagni, un bagno alcolico di ammoniaca e un altro bagno con acqua ossigenata. E naturalmente dopo questo trattamento cominciarono ad apparire corrosioni localizzate, i colleghi fiorentini appunto vedevano queste corrosioni localizzate che cominciavano un po' a svilupparsi a partire da discontinuità, lesioni o quant'altro, insomma, ed erano molto preoccupati, tant'è vero che non ripetettero poi il trattamento sull'altro bronzo. Sull'altro bronzo si decise invece di provare diciamo uno scavo interno, uno svuotamento, soprattutto perché l'altro bronzo, questo che si vede qui semi immerso, dunque mi sa che, dunque vediamo un po',
Si vede vicino appunto alla mia immagine, si vede la testa che è appunto in un bagno. Questo bronzo, il bronzo B, conservava uno solo dei due occhi, l'altro era andato perduto. Allora viene fuori il sospetto, il dubbio, appunto, se quest'occhio poteva essere finito dentro, magari nella testa semisvuotata, in antico, eccetera. Allora si tenta un recupero, uno scavo dell'interno della testa per vedere se appunto l'occhio perduto era finito lì dentro. E il bronzo B aveva un accesso, era possibile appunto eseguire questo intervento dal collo, dove c'era una piccola mancanza, eccetera. Naturalmente si comincia a fare questo tentativo, non dà buoni risultati perché dell'occhio non c'erano tracce. Ma a quel punto, però, indubbiamente, con la paura di queste corrosioni che ancora potevano essere attive o riattivarsi nell'interfaccia tra il nucleo di terra di fusione, ecco, tenete ben presente che erano piene della loro terra originale, e la superficie del bronzo, si decise che la cosa migliore da fare era svuotarli completamente, togliere questa terra di fusione. Però toglierla richiede degli accessi. Allora, gli accessi quali potevano essere? Entrambe le statue avevano sotto i piedi i tenoni, cioè quel dispositivo atto all'installazione delle statue sulle loro basi, no? Allora, dovete immaginare che la parte inferiore dei piedi non era aperta, diciamo, al di sotto di ciascuno dei piedi c'è un'apertura. Allora, per l'installazione delle statue sulle basi, che cosa veniva fatta? Veniva, diciamo, collocata la statua sulla base, poi da un foro all'altezza appunto della caviglia che era stato già realizzato, veniva colato del piombo che riempiva la parte inferiore del piede e riempiva anche due vaschette, due pozzetti che erano stati realizzati nella pietra della base. In questo modo, appunto, il piombo fuso solidificato creava un vincolo stabile tra la statua e appunto il suo basamento. Naturalmente erano stati estratti in antico dalle basi, e per essere poi portati in nave a destinazione in Italia, dove dovevano essere sicuramente venduti nella nostra penisola, e quindi conservavano ancora proprio questi blocchi di piombo, i tenoni. E allora cosa decidono di fare? Decidono di smontare i tenoni, e allora lì, con trapanine e altre cose, tolgono questi blocchi di piombo e quindi ottengono due vie d'accesso al di sotto dei piedi, vie però abbastanza piccole, perché il restringimento massimo all'altezza della caviglia rappresenta un passaggio di circa 35 mm di diametro, quindi non si tratta di un'autostrada, ma insomma si tratta di un passaggio comunque limitato. La statua B aveva un vantaggio, proprio la statua A, sempre la più antica, sulla sommità della testa aveva un foro probabilmente legato a un elemento decorativo tappato con un tassello di bronzo, e bronzo e piombo, viene aperto anche questa via di passaggio. L'altra statua aveva una via d'accesso superiore al collo, quindi insomma erano pronti per un tentativo di svuotamento. Che cosa succede? Questa operazione però si rivela veramente molto complicata, perché iniziano a condurla dalle aperture dei piedi con strumenti meccanici, però naturalmente questa terra era abbastanza dura, e allora poi si aggiunge anche acqua a pressione. Ma sicuramente riescono, per quanto riguarda le gambe destre di entrambe le statue, cioè le gambe che sono in asse, le gambe sinistre appunto sono decentrate per la posizione stante della scultura, nelle gambe destre riescono a realizzare un passaggio, una sorta di tunnel che appunto unisce la testa con con il piede destro, e accedono ai toraci. I toraci erano molto più disgregabili, una terra molto più tenera, e allora con acqua pressione, con questi attrezzi arnesi, riescono a demolire abbastanza appunto profondamente le terre, le anime dei due toraci. Dopodiché però insomma non si andava avanti, allora provano un altro sistema con l'acqua ossigenata. E allora, per quanto riguarda la statua A, più antica, vengono inserite con questo tubicino. Qui si vede, un po' piccolina l'immagine, ma insomma si vede. Vediamo un po' se funziona questo. No, no,
faccia a meno, si vede appunto un imbuto, il sistema proprio per far penetrare l'acqua ossigenata dalla testa e farla poi agire all'interno della scultura. 15 trattamenti sulla statua A di un litro alla volta di acqua ossigenata a 130 volumi e 30 sull'altra statua. E quindi insomma, questo sicuramente aiutò, insomma, nella foto in basso della testa di B si vede dall'occhio uscire questa pelmetta, fa un po' impressione questo materiale schiumoso, e poi ancora lavaggi eccetera, però insomma più di tanto non si andava avanti, quindi vennero essiccate queste statue, il trattamento finale di lavaggio eccetera, e lì la cosa finì. A quel punto che cosa succede? Ciò che era rimasto lo vedete in queste due immagini laterali, no? Dove in arancio appare ciò che era rimasto dopo quell'intervento per entrambe le statue, e in bianco ciò che erano riusciti a togliere. Insomma, in una statua avevano lasciato una 50 di chili, in un'altra una 70 di chili, ma insomma diciamo ciò che era stato tolto era sicuramente era maggiore rispetto a ciò che rimaneva di quelle due anime. Che cosa succede? Beh, insomma, erano gli anni 70, questo intervento terminò nell'81, quindi iniziò nel 76, terminò nell'81, e non venivano, in questo caso non utilizzarono strumenti di esplorazione interna, quindi fu un intervento un po', diciamo, con pochi mezzi e un po' alla cieca, diciamo così. Termina l'intervento, viene predisposto il sistema per metterli in piedi, esporli a Reggio Calabria, e strada facendo nel luglio dell'81 vengono portati al Quirinale, e lì naturalmente folle oceaniche, come tutti noi ricordiamo. Che succede? Vengono installati a Reggio Calabria. Tre anni dopo, nel 1984, in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles, gli americani chiedono i bronzi di Riace come testimonial dei Giochi Olimpici. E il ministro dei beni culturali di allora, appunto, che si chiamava Antonino Gullotti, si spaventa un po', insomma, all'idea delle polemiche sulla stampa per diciamo, questo invio al di là dell'oceano dei bronzi di Riace, e allora decide, attraverso il Comitato dei beni archeologici di Gullini, di chiedere l'intervento dell'Istituto Centrale per il Restauro Romano per un check-up a pochi anni dalla fine dell'intervento di restauro. E naturalmente la richiesta, insomma, fu intelligente. L'Istituto del Restauro in quel momento era diretto da un fiorentino ed era diretto da Umberto Baldini, un storico dell'arte straordinario, e secondo me, non solo secondo me, è stato un ottimo successore dei tre direttori precedenti, Brandi, Giovanni Urbani, Pasquale Rodondi e Giovanni Urbani, è stato un quarto straordinario direttore di quell'istituto. E naturalmente Baldini, che era un uomo energico, io ho lavorato moltissimi anni con lui, insomma un personaggio straordinario, uno dei grandi padri del restauro italiano, su questo non c'è dubbio, prende in mano la situazione, costituisce un comitato di studio e decide di andare a fondo, di fare un check-up serio appunto di queste due sculture. Allora che succede? Nel 1984 mi spedisce a Reggio Calabria, perché io già appunto mi occupavo di innovazione tecnologica, scientifica nel campo del restauro, allora mi feci prestare un videomicroscopio appena arrivato dagli Stati Uniti, la prima microtelecamera che veniva inserita nelle pance dei malati, insomma, per coloscopie e gastroscopie e anche per endoscopia industriale, e allora andai a Reggio Calabria, feci stendere i due bronzi e appunto li guardai all'interno. Per la prima volta appunto qualcuno gli guardò dentro. Quella che vedete è un'immagine abbastanza poco nitida ma spettacolare, ed è il volto del bronzo B al contrario, cioè visto da dentro, e quindi è un'immagine assolutamente inconsueta. Ma soprattutto questo esame rivelò terribili corrosioni all'interno, quindi laddove di terra di fusione ce n'era rimasta poca dopo quell'intervento di rimozione, quindi questo strato anche un po' poco coeso era prossimo alla superficie del bronzo, lì diciamo prodotti di corrosione veramente abbondantissimi. Allora Baldini e il comitato che lui aveva creato appunto si decise ad andare più a fondo. 1985 venni incaricato di realizzare una campagna radiografica, e
assieme ad una gamma grafica che venne condotta dalla LARAC, che era una società che si generò in quegli anni nel mondo Montedison, ed era un po' legata alla storia dell'Istituto dei Metalli Leggeri di Novara, insomma, ed era presieduta da Paolo Parrini, uno straordinario altro personaggio appunto del mondo delle scienze applicate alla conservazione. Ecco, loro si occuparono dei gamma, io feci la radiografia. Insomma, da questa campagna, ormai naturalmente i bronzi erano belli asciutti, le terre ce n'erano di meno, e quindi si ottennero delle immagini bellissime, straordinarie, da cui si capì che intanto c'erano la storia tecnologica era un po' diversa da come era stato possibile ricostruirla precedentemente. Per esempio, c'erano più differenze tra le due statue di quelle che si immaginava. Precedentemente si pensava che le due statue, i toraci e le due gambe, erano tutt'uno, un'unica fusione. Invece le cose non stavano così. Nel caso della statua B, la più giovane, la gamba sinistra, quella staccata, quella stante, era invece giuntata da un cordone di saldatura prima mai scoperto. Allora, che succede? Intanto, e quindi cominciano a venire fuori delle storie interessanti, e si capisce che, per esempio, le strategie costruttive delle statue stanti erano tre. Il caso della statua A, torace e gambe in un'unica fusione. Il caso della statua B, la gamba sinistra si separa. Ma perché la separano? La separano perché probabilmente, questa è una mia ipotesi, le gambe sinistre, che sono decentrate, si può incontrare maggiori probabilità di difetti di fusione, proprio perché sono disassate. E perché affrontare una complicata saldatura in più? Insomma, qualche ragione di tipo tecnico esisteva. Poi, in epoca romana, per esempio, questa statua di medio imperiale, Dioniso Contilso, entrambe le gambe sono appunto separate, realizzate separatamente. Quindi le cose si cominciano a vedere risultati inaspettati. Naturalmente le due statue avevano molte discontinuità strutturali. Adesso vi faccio vedere delle immagini che nessuno ha visto, diciamo, fino ad oggi, perché le avevo preparate, un gruppetto di diapositive che adesso vedete, per la commissione che era stata nominata dal ministro Franceschini l'anno scorso, a seguito della richiesta dell'invio, ennesimo invio, dei bronzi di Riace all'Expo di Milano. E naturalmente poi ero stato convocato per un'audizione, e quindi gli ho fatto vedere le cose e ho esposto le mie idee sullo stato di conservazione di queste sculture. Quindi, che succede? Lo stato strutturale di questi due bronzi era abbastanza preoccupante, e già proprio nel 1985 ci si rese conto che avevano moltissime fessure, moltissime lesioni, moltissime cricche, come si dice in gergo metallurgico, di cui veramente non si riusciva a capire bene l'origine. E insomma, si sospettava anche che magari potevano essere aumentate queste lesioni durante la giacitura nell'ambiente marino, potevano essere da tenso corrosione, oppure magari anche, poi e poi magari lievemente aggravate anche durante il primo intervento di restauro. Insomma, non si capiva bene come stavano le cose, ma le lesioni c'erano. Allora, qui dalle radiografie elaborate si vedono queste discontinuità in corrispondenza del ginocchio. Purtroppo non so come funziona questo indicatore, non riesco a farlo funzionare, ma insomma si vede una linea proprio che dal ginocchio quasi lo taglia in due, e quella è una lesione, per esempio. Allora, dunque, sempre con questa regia straordinaria di Umberto Baldini e con questi bravissimi scienziati che lo accompagnavano, si fecero per esempio radiografie centrate sulle cricche, e si estrassero campioncini proprio che interessavano la singola lesione, vennero studiati, e insomma si capì che i fenomeni di corrosione erano particolarmente importanti. Insomma, ancora, ecco, vedete dove stanno segnate con la penna, lì ci sono appunto lesioni, eccetera. Ne vedete una grandissima. Insomma, questo tanto per farvi capire che lo stato di discontinuità strutturale era molto importante. Non so quanto manca, Eleonora? 10 minuti? Allora, 15:51, quindi ho ancora 20 minuti?
20 minuti, perfetto, allora così benissimo, mi regolo. Dunque, allora, adesso viene la parte, diciamo, più calda della storia. A quel punto la Commissione decide che non c'era altra soluzione che svuotare completamente le statue, non mandarle negli Stati Uniti intanto, per questa corrosione molto importante che c'era, e soprattutto eliminare il problema, quindi togliere la terra e sottoporre a un trattamento appunto di stabilizzazione delle superfici interne. E allora naturalmente vengo sempre, mi si richiede di occuparmene. E allora mi mise a studiare un sistema, però il primo sistema che studiai era decisamente cervellotico, questo, però insomma, bisogna sempre passare per soluzioni complicate per poi semplificarle. E allora mi inventai quella macchina che vedete nella immagine in alto, che era disegnata e pensata con metodologie che si usano in genere nell'industria nucleare, per manipolare sostanze radioattive, quindi manipolatori, cioè sistemi di bracci comandati a distanza con motori passo passo che potevano essere mossi da joystick, insomma, sapete, era l'epoca dei primi videogiochi, una cosa molto interessante. Allora, insomma, in pratica questa macchina aveva un lungo braccio che poteva essere inserito all'interno di una statua di bronzo con due snodi, come il polso e il gomito dell'uomo, azionabili però a distanza e con in testa una microtelecamera e uno strumento operatorio che poteva svolgere in modo remoto l'operazione che la mano dell'uomo non poteva eseguire direttamente. Benissimo, viene progettata, realizzata, viene sperimentata su un prototipo di plastica naturalmente e poi viene montato questo bellissimo laboratorio a Reggio Calabria, siamo nel 1992 e io vengo incaricato di dirigere questo intervento di restauro a remoto dei bronzi di Liace. Allora, naturalmente, prima di mettere le mani su uno dei due bronzi con quell'apparecchio, naturalmente la cautela vuole richiese altre prove. E allora, proprio nella prima settimana in cui il laboratorio venne montato, io cominciai a fare dei saggi, però, diciamo, a mano, come dire, con microtelecamere e strumenti comandati con la manina, per cercare di capire meglio dal punto di vista morfologico di cosa stavamo parlando. E meno male che questa prudenza venne utilizzata, perché proprio lavorando nella gamba destra della statua B, la più giovane, a un certo punto proprio si staccò un grosso campione di terra di fusione che è questa specie di sogliola, insomma sembra un pesce, che vedete nella immagine in basso al centro e che segue il profilo proprio del plastico della gamba, del polpaccio. Questo grosso oggetto si stacca, si spezza in due, cadendo dentro il bronzo, vado ad estrarlo e vedo delle cose assolutamente inaspettate. Questo elemento di terra di fusione era costituito da tanti strati paralleli e tra uno strato e l'altro c'era addirittura dell'argilla liquida applicata e tracce di pennello tra uno strato e l'altro, quindi veramente una cosa bizzarra. A quel punto si apre subito uno scenario nuovo. Il problema, a questo punto devo essere veloce perché il tempo è pochissimo, il problema riguarda le ipotesi sulle tecniche di fabbricazione dei grandi bronzi dal V secolo in poi. La discussione era già nata negli anni 20 del Novecento, quando appunto uno studioso tedesco, Kurt Kluge, pensava che si era partiti dalla fusione a sabbia per poi inventare la fusione a cera persa, diretta, e poi la fusione a cera persa indiretta con controforme in epoca ellenistica. Questa ipotesi di Kluge tutti la condividono. Negli anni 50 si scopre che lui aveva assolutamente torto, l'aurica di Delfi era un'ottima fusione a cera persa. Allora, che succede? Però negli anni 70, 70, 80 ancora, anni dei bronzi di Liace, la convinzione generale, soprattutto degli archeologi tedeschi, era che quasi certamente tutti i grandi bronzi anche del V secolo erano stati realizzati col sistema indiretto, cioè lo scultore realizza un prototipo, su questo prototipo completo realizza impronte negative e poi su queste impronte negative viene proseguito il processo di fusione.
Quindi all'interno delle sculture, delle statue di bronzo, in realtà non c'è una opera dell'artista, ma c'è una, diciamo, un'anima di terra che non ha nessun valore, secondo questa teoria, non ha nessun valore di tipo formale. E questo cozzava con gli strati che venivano fuori appunto dal povero bronzo B. E naturalmente però anche nei siti archeologici delle fonderie del Mediterraneo non erano apparse controforme a testimoniare in epoca classica l'uso di questa metodologia indiretta. Quindi in realtà non c'erano prove archeologiche. Una statua recuperata molto dopo i bronzi di Riace, il satiro di Mazzara del Vallo, probabilmente è ellenistica, probabilmente è invece proprio una realizzazione indiretta. E dentro questa statua si vedono proprio i segni della fase indiretta, cioè dell'applicazione della cera su un negativo, ma soprattutto poi in questa statua è stato identificato un elemento straordinario, sono queste righe, queste scanalature che stanno su un costato, che vanno dalla parte anteriore alla parte posteriore e che sono realizzate da dentro la controforma, già diciamo provvista della cera, probabilmente avevano messo troppa cera, volevano smagrirla ed è una fusione assolutamente inequivocabilmente indiretta. Ma il caso dei bronzi di Riace, anche la lupa capitolina è appunto di dubbia, dal punto di vista del processo costruttivo è ancora problematica, ma sulla lupa capitolina non vorrei aprire un discorso. Dunque, l'intervento di restauro che a quel punto comincia dopo questa scoperta di quegli strati viene ribaltato completamente. Chiamo un archeologo che si occupava di stratigrafie archeologiche e si imposta un vero e proprio microscavo all'interno di quelle sculture, perché bisognava salvare ciò che era rimasto e tirar fuori la maggior parte dei dati archeologici. Ci si ispira, si abbandona la macchina, quella col braccio motorizzato, e viene progettata una nuova metodologia, tutta comandata a mano dall'operatore, che si ispira alla laparoscopia chirurgica. Bisogna ricordare che la prima conicisti fatta in laparoscopia è dell'87, quindi più o meno diciamo, siamo in questa fase bis dei bronzi di Riace. E naturalmente questo laboratorio viene attrezzato con un'officina meccanica, ogni giorno si disegnavano strumenti, si realizzavano e insomma viene fuori, si organizza uno scavo archeologico con la realizzazione di sezioni progressive ogni 5 centimetri di demolizione non polverizzante della terra di fusione rimasta ma a blocchi, la sua estrazione, la lettura stratigrafica, il disegno degli strati, tanto da riuscire a ricostruire appunto l'assetto e la logica della formazione di questi nuclei di argilla. Quello che viene fuori erano due statue d'argilla, su questo non c'è dubbio. Erano due statue d'argilla attorno alle quali era stata applicata la cera, quindi erano indubbiamente realizzazioni col metodo diretto. E dentro c'erano complessissime formazioni archeologiche, pozzetti con cercini, sistemi per esempio per poter montare e smontare in fase di controllo prima della fusione le gambe con i toraci per poter capire se funzionavano bene assieme. Quindi in effetti si rivela un sedimento archeologico molto complesso. Venivano estratti con pinze i vari pezzi, venivano misurati con metri, tutto veniva documentato dal punto di vista cinematografico, ci sono 700 ore di nastri magnetici su questo intervento, estrazione di grandi parti, per esempio la statua B, tutto si staccò per proprio le vicende precedenti del primo restauro, si staccò una grandissima parte che veniva, era la terra delle spalle. Come estrarre un oggetto di questa dimensione da un buco da 35 mm? Ebbene, ci si riuscì affettando questa terra di fusione a listarelline, rimontandola all'esterno, facendola uscire e rimontandola all'esterno. Oggi abbiamo un pezzo di questa scultura che sta dentro un armadio dell'Istituto Centrale per il Restauro, tanto per dirvene una.
Quindi ecco, naturalmente queste sezioni che vedete poi venivano verificate con tentativi di replicazione sperimentale, sperimentando per esempio la materia prima. La materia prima era un'argilla con additivati peli animali. Peli animali di cui qui vedete sezioni, appunto, un SEM, una fotografia a microscopio a scansione, e una sezione invece a luce riflessa, ma la materia diciamo organica era ormai caramellizzata, diciamo, e non fu possibile identificare la natura di questi peli, ma questi peli erano un po' come la vetroresina. Una vetroresina dell'antichità, cioè servivano per mantenere, diciamo, per poter manipolare queste lastre sottili e poterle mettere in opera. Naturalmente all'interno c'erano perni di ferro, questi perni di ferro avevano un po' la funzione delle ossa dell'uomo, attorno alle quali appunto veniva modellato diciamo, la prima anima cilindrica, e poi venivano fatte crescere le masse muscolari. Seguendo un po', forse più per la statua più giovane, un po' meno per la statua più antica, proprio l'anatomia, ci sono delle coincidenze tra le masse anatomiche e questi pacchetti di lastre che poi danno la forma. Vengono fatti esperimenti anche trasgressivi. Qui c'è mio figlio che poi realizza, aveva 8 anni, gli faccio realizzare questo braccio di un Dioniso romano per capire come si può trasmettere questo tipo di approccio ad un bambino, per esempio. Insomma, le logiche, appunto, utilizzate da questi scultori sono molto lontane dai nostri punti di vista attuali. E naturalmente la sintesi di tutto questo, diciamo, del dato archeologico, la vediamo in queste due, diciamo, in questi due grafici, dove vediamo proprio lo spaccato, la sezione di queste strutture archeologiche. Però c'è un piccolo problema, e sto quasi per finire, un problema percettivo. Questo scultore fonditore, se era solo scultore o anche fonditore non sappiamo, quando terminava la statua d'argilla vedeva una statua diversa da quella che voleva ottenere alla fine, perché era più magra del risultato finale, mancava ancora lo strato di cera. Lo strato di cera, con lo strato di cera, che era uno strato spesso omogeneo, in alcune parti più o meno spesso, ma comunque solo con quello strato si raggiungevano le proporzioni definitive. E allora ci siamo chiesti, ma come faceva a fermarsi al punto giusto lo scultore? Allora, recuperammo una scultura in scala 1 a 2,5, un piccolo bronzo A, alto 80 centimetri, e allora naturalmente ne feci un calco per poter non sacrificare l'originale, e con una fresina su metà di questa scultura asportai nella parte grigia di quello bicolore, asportai l'equivalente dello spessore della cera che lo scultore ancora non aveva aggiunto. Beh, viene fuori anche in questo caso una scultura sproporzionatissima, quindi lui vedeva corpi sproporzionati, ma sapeva che automaticamente avrebbero raggiunto le proporzioni definitive solo con quella fase finale. Ultimo punto interessante, e poi vi lascio, non erano affatto simili, perché si è capito che la statua B, quella più giovane, aveva le braccia in una postura completamente diversa da quella che ha oggi, perché queste due braccia sono, dal punto di vista delle leghe e dal punto di vista delle terre interne, sono cronologicamente completamente diverse da come ci appaiono. Bene, 2 anni di microscavo, pochi giorni di trattamento, quindi solamente il trattamento con il benzotriazolo durò 3 giorni, insomma, è fine della storia. Ecco, i bronzi di Riace credo che siano proprio una vicenda, ancora se ne continua a parlare, ma insomma diciamo che hanno costituito una tappa di riflessione nella quale appunto le scienze umane e le scienze dure veramente si sono incrociate ancora meglio. Grazie. Ho sforato? Bene. Sì. Dunque, allora, a metà degli anni 60, credo nel 1967, viene scoperto l'uso del benzotriazolo come appunto sistema il più efficiente fino ad allora per la stabilizzazione dei processi corrosivi.
E il benzotriazolo, diciamo, è stato studiato, se ne scoprì la prima applicazione, diciamo, nel campo dell'industria del rame, appunto nel nord dell'Europa, ma decisamente i primi studi sono stati fatti proprio in Italia per l'applicazione ai processi corrosivi dei bronzi antichi, e si usa ancora oggi. Allora, è stato oggetto di grandi discussioni anche dal punto di vista della salute per gli operatori, insomma è una sostanza che può anche essere dannosa per la salute dell'uomo. Sicuramente il benzotriazolo dà le migliori garanzie. Ora, la cosa importante che è stata compiuta soprattutto negli anni, diciamo dalla metà degli anni 80 in poi, è lo studio della velocità della corrosione sui bronzi antichi trattati e non trattati con sostanze, appunto, per stabilizzanti, e quindi sono stati fatti passi avanti proprio per cercare di capirne anche l'effetto di queste sostanze, proprio misurando l'effetto e la loro capacità stabilizzante. Quindi devo dire, insomma, in Italia, dall'Italia sono venuti fuori studi assolutamente i migliori, insomma, anche sulla bibliografia, considerando l'intera bibliografia internazionale. Quindi il benzotriazolo ancora non se ne può fare a meno, insomma. Poi molto si è fatto anche sul ferro, ci sono stati contributi importanti sul ferro e le leghe di studiosi come Pedeferri, come Trabanelli, insomma abbiamo avuto grandi corrosionisti in Italia negli ultimi 30 anni, e quindi è una disciplina che ha registrato grandi passi avanti, insomma. Ma dunque, diciamo che la convinzione, erano convinti che quella terra non avesse una valenza archeologica, cioè la convinzione che erano prodotti con la tecnica della fusione indiretta li aveva spinti a non considerare la possibilità che c'erano strutture complesse, antropiche, ma lì dentro c'erano le ditate dell'uomo. Adesso poi molte cose non ve le ho raccontate, ma per esempio la gamba sinistra di B, che era tutta piena, perché nelle gambe sinistre non sono riusciti ad entrare, perché sono flesse, c'è la curva del ginocchio. E allora in entrambe le gambe sinistre dal basso erano riusciti a scavare una piccola galleria, un po' a cono, che terminava sotto il ginocchio, e lì si erano fermati. In realtà noi siamo riusciti a comunque proseguire lo scavo archeologico, rimuovendola totalmente, la terra di fusione, diciamo, rimasta, e quella terra che non era stata, diciamo, in qualche modo modificata dallo scavo precedente, ci ha rivelato delle cose straordinarie. Per esempio la gamba sinistra della statua B più giovane, che era quella giuntata, saldata e fusa separatamente, questa fusione separata aveva biscottato la terra di fusione, l'aveva proprio quasi cotta a bassa temperatura, quindi era una terra completamente diversa dal punto di vista anche della compattezza, e noi siamo riusciti a sezionarla e tirarla fuori. Quindi noi oggi abbiamo in un armadio questo gambone intero, ma la cosa sorprendente è quello che sta sulla superficie di questa gamba, ditate dell'uomo, lì ci sono le dita infilzate con i dermoglifi recuperati facendo calchi col silicone, ma queste dita sono state infilzate in questa gamba che era aperta, era a vista, prima dell'indurimento di quest'anima. Ma per quale motivo? Allora, probabilmente era uno dei tanti stratagemmi che hanno utilizzato per poter fare prova e riprova, diciamo, ospitava più facilmente i raccordi, si raccordava meglio in questa fase, oppure probabilmente poteva essere stato questa soluzione adottata per poter poi mettere terra di saldatura, e quando stavano per saldare la gamba al resto del torace, poter incollarla meglio, diciamo. Quindi, cioè, dietro questi due bronzi c'è una complessità dal punto di vista formale, dal punto di vista metallurgico, assolutamente straordinaria. Non potevano però fare diversamente, proprio perché diciamo, il preconcetto
generale a livello europeo era forte, cioè per tutti i bronzi, compreso il, non lo so, il Poseidon di Capo Artemisio, che sicuramente sarà stato, è coevo di bronzi di Riace, si pensava che era un prodotto quasi realizzato come nel III secolo con quell'altro tipo di tecnica che non veniva utilizzata. E poi insomma tutto si è ribaltato, poi adesso andando a rivedere terre di altre statue si è visto che naturalmente questa tecnica a lastre era molto utilizzata, l'Apollo del Pireo per esempio, ce ne sono tantissimi di casi, però non potevano fare diversamente, insomma, che dobbiamo fare? Il tempo cambia le cose, i punti di vista. Altre domande? Altrimenti passo la parola al mio collega. Facciamo una pausa? Beh, io inizierei. Beh, io insegno in istituto tecnico industriale, tra le varie specializzazioni che ha il mio istituto c'è anche quella di chimica, io insegno sia al biennio che al triennio nell'indirizzo di chimica, al triennio insegno analisi e al biennio è chimica laboratorio, chimica generale. E il percorso che presenterò, che è centrato chiaramente sui metalli, visto che oggi il tema è questo, è chiaro, è sviluppato all'interno, appunto, per quello che riguarda la nostra scuola, in un primo biennio. Fra l'altro la nostra scuola, appunto, è aggregato anche un IPSIA, quindi diciamo così c'è un biennio ITI per certi versi ITI, per l'altro appunto chiaramente l'IPSIA. Chi ha insegnato, chi insegna in un IPSIA sa di che cosa si parla, ecco, voglio dire. Quindi, insomma, quindi è un percorso che è anche tarato rispetto a questa realtà, ecco. Chiaramente che non è quella di un liceo, sicuramente. Fermo restando il fatto che però, secondo me, molte di queste cose non sono neanche poi da dare così del tutto per scontate anche, diciamo, in un percorso, di un percorso liceale. Direi, prima di entrare nel merito del percorso sui metalli, io vorrei fare una breve premessa e vorrei riprendere un po', anche ripuntualizzare alcuni concetti che poi sono stati espressi anche l'altra volta quando Eleonora ha illustrato appunto l'unità didattica sui gas e così via, no? E perché ritengo che sia importante, ecco, almeno avere chiaro il contesto all'interno del quale si colloca questa proposta, che non è proprio una proposta del tutto usuale. E per questo prendo spunto proprio da una riflessione sulla chimica, sulla scienza fatta da Polanyi, che è stato premio Nobel della chimica nell'86, no? Anche perché ritengo che sia anche in piena sintonia con quello poi che è lo spirito di questi incontri, di queste iniziative volte a creare questa contaminazione fra arte, storia, scienza e letteratura. E ne riporto un breve stralcio, perché altrimenti chiaramente questo ci porterebbe fuori. Ed è questo. Polanyi dice, no? La scienza è un'arte umanistica. La teoria della relatività non aspettava di essere scoperta non più di quanto Guernica esistesse prima di Picasso. Tanto lo scienziato quanto l'artista hanno abbracciato una certa visione del mondo legata alla cultura a cui appartenevano. Io credo che queste considerazioni abbiano una valenza significativa anche e soprattutto nell'insegnamento scientifico. Infatti, pur ribadendo come principio pedagogico basilare che le scienze non possono essere comprese se non si acquisisce la capacità di osservare e descrivere chiaramente i fenomeni, è indispensabile per contribuire efficacemente a quello che è lo sviluppo cognitivo del ragazzo, non basarsi su un'impostazione pedagogica che si basa appunto su un'idea semplicistica, un'idea anche direi falsata di scienza, del cosiddetto metodo scientifico, soprattutto del rapporto che intercorre fra fenomeni, ipotesi e teorie. Infatti, come afferma Polanyi, ogni teoria scientifica ha rappresentato e rappresenta un modo di rapportarsi con il mondo, un modo proprio della cultura all'interno della quale questa teoria è nata e si è sviluppata. Il nostro modo di
rapportarci con la realtà specifica appunto di questa cultura è indubbiamente determinato anche dai rapporti conoscitivi a noi precedenti. Su questo non direi che non c'è ombra di dubbio, e quindi anche dalle trasformazioni e dai cambiamenti delle teorie a noi precedenti, sulle quali si hanno fatto affidamento innumerevoli appunto generazioni. Quindi, se per un certo verso affermare la storicità delle teorie e quindi anche del sapere scientifico può sembrare una cosa banale, e in effetti lo è, non lo è per nulla dal punto di vista didattico, non lo è per nulla dal punto di vista dell'insegnamento. Basta prendere in esame i libri di testo, nei quali vengono tranquillamente ignorati, bypassati tutti quelli che sono i processi cognitivi che hanno portato a determinate conclusioni, e ci si sofferma ad analizzare solo queste appunto come nozioni da imparare. Quindi quindi manca cioè la considerazione delle teorie scientifiche come chiavi interpretative del mondo e dei suoi fenomeni, e dei suoi fenomeni che sono culturalmente e storicamente appunto determinati. Per questo che secondo noi dovrebbe essere abbandonata la consuetudine, purtroppo incoraggiata dai manuali, di presentare la scienza come un prodotto finito e invece di presentarla come un'appassionante ricerca di soluzioni di problemi. Problemi che devono essere però contestualizzati storicamente ed epistemologicamente. Detto questo, io passerei a illustrare, a raccontare ecco, questo percorso che si snoda all'interno di un biennio, diciamo così, e che inizia, innanzitutto con uno studio, un approfondimento su quelle che sono, le proprietà innanzitutto fisiche dei metalli. Per cui la prima lezione normalmente viene dedicata a una sorta di ricognizione su tutti quegli oggetti metallici con cui noi tutti e gli studenti si trovano a che fare quotidianamente. Arrivo subito, a titolo anche qui puramente esemplificativo. Questo l'ha fatto questo è un far che ha fatto un ragazzo, tanto per illustrare quello che è emerso durante questa prima discussione. Nel senso, la consegna che si danno ai ragazzi semplicemente in questa prima lezione è quella di fare un po' un elenco degli oggetti che vengono evocati durante questo incontro. No? Perché? Perché chiaramente l'utilizzo dell'oggetto è direttamente legato alle proprietà stesse appunto del materiale di cui è fatto e quindi chiaramente dei metalli. E questo ragazzo, oltre all'elenco, ha fatto questo collage, qui è venuto fuori, sfasato un po' di tutti quegli oggetti che sono stati appunto evocati durante appunto questa prima lezione. E questo è importante. È importante questo perché permette di mettere in evidenza appunto che con i metalli si riescono a fare tante cose, quindi mettono in evidenza quella che è una peculiarità, una proprietà importantissima di questi materiali, che è appunto quella della loro versatilità e soprattutto della loro lavorabilità. Fatto questo, è chiaro che si prende in esame di volta in volta alcuni di questi oggetti e si vanno chiaramente ad esaminare alcune delle proprietà. Ad esempio, qui abbiamo dei fili di rame, per cui chiaramente si va a studiare appunto il discorso della conducibilità elettrica, della conducibilità termica, della durezza e così via. Adesso non voglio soffermarmi su questo, vorrei solamente però soffermarmi su un solo. Non mi ricordo dov'è che è finito qua. Vorrei soffermarmi su un'esperienza che riteniamo che sia sicuramente molto importante, quella della misura della densità. I ragazzi sanno ci sono metalli pesanti, metalli leggeri, eccetera. Perché è importante? Innanzitutto questa esperienza la facciamo fare appunto con una buretta, no? E con tutta una serie di metalli, chiaramente burette che viene riempita parzialmente d'acqua, all'interno della buretta vengono fatti calare i vari metalli, dallo spostamento di volume e dalla massa chiaramente ricaviamo ovviamente il valore della densità. Questa è un'esperienza che viene abbastanza, direi che viene bene, quindi i ragazzi riescono a raccogliere, se il materiale di partenza è sufficientemente puro, dei dati fra di loro sicuramente
omogenei che vengono poi confrontati anche con i dati, appunto presenti nella letteratura. No? I ragazzi sanno già che la densità è una voce importante nella cosiddetta carta identità delle sostanze, quindi che ci permette appunto di identificare le sostanze stesse. E questo quindi non è, diciamo così, una cosa nuova, una sorpresa. La cosa interessante è che quando si dà ai ragazzi non più il metallo puro, ma si danno appunto quelle che sono, che noi sappiamo essere le leghe. Quindi si danno acciai di diverso tipo, acciai, ottoni e bronzi, e si chiede loro di rifare la stessa identica esperienza, e qui nascono le prime anomalie, nel senso che i dati, quello che verificano i ragazzi, è che i dati praticamente non sono più omogenei come erano prima. Allora il problema è: o qualcuno ha sbagliato, oppure evidentemente il metallo, perché ripeto, prima si era già fatto un'esperienza del genere con altre sostanze, il metallo non è puro. E quindi questo ci permette di introdurre tutto il discorso delle leghe, no? Confrontando appunto i dati in letteratura si vede appunto che i dati disomogenei che vengono ottenuti su presentazione. Scusate. Per cui si rendono conto che le divergenze non sono dovute al fatto che uno ha fatto bene o fatto male, ma per il fatto che appunto gli acciai, come i bronzi, come gli ottoni, eccetera, sono appunto dei miscugli, chiaramente miscugli di metalli. E qui si apre tutta la parte che riguarda appunto le leghe, eccetera. Per cui, insomma, per cui, ad esempio, ecco, si prende la solita posata, no, di acciaio inox 18-10 e si comincia a capire, quindi andare a studiare cosa vuol dire inox, cosa vuol dire 18-10, eccetera. E ci si rende conto, in poche parole, che buona parte dei metalli che utilizziamo quotidianamente sono sostanzialmente delle leghe. Ecco, questa è, diciamo così, è la prima parte, diciamo così, introduttiva. La seconda parte... Vabbè, su quello poi eventualmente. La seconda parte riguarda, abbiamo chiamato appunto, i metalli nell'antichità. Nel senso che qui viene chiarito una cosa importante, nel senso che i metalli non si trovano in natura così come tali, ma i metalli, buona parte, quasi tutti i metalli, devono essere appunto ricavati, sono frutto appunto di trasformazioni. E questa non è una banalità, perché direi quasi tutti non ne hanno la più pallida idea. È chiaro che alcuni metalli erano già conosciuti, diciamo così, nell'età della pietra, un po' d'oro, un po' di rame nativo sicuramente, ma questi furono utilizzati massicciamente praticamente solamente a partire, grosso modo, dal IV millennio avanti Cristo, quando venne scoperta avvenuta presumibilmente casualmente, scoperto il modo appunto di riduzione dei minerali a metalli utilizzando carbone e temperature sufficientemente elevate. E questa scoperta fu talmente importante appunto da contrassegnare appunto l'inizio di una nuova era. Il primo metallo a essere stato ottenuto attraverso la riduzione è stato, direi, sicuramente il rame, e probabilmente da un minerale che è appunto, come potete vedere, la malachite. È chiaro che qui siamo nell'ambito delle ipotesi, parliamo di 5-6 mila anni fa. La malachite perché? Perché la malachite, l'ipotesi è questa, la malachite di solito viene utilizzata per decorare il vasellame, no? Ad esempio questo è un vaso che è intarsiato di malachite, no? E questi vasi, chiaramente il vasellame veniva poi messo in forno per cuocerlo e chiaramente per smaltarlo. Ovviamente, probabilmente, si presume che un qualche vaso sia venuto a contatto col carbone, quindi, chiaro, dopo la cottura, chiaramente il vasaio si è ritrovato non più il rame ricoperto appunto di malachite come l'aveva introdotto, ma si è trovato un nuovo materiale. Ovviamente il processo si sarà ripetuto più volte, è diventato una conoscenza significativa quando un qualche artigiano esperto è riuscito a collegare il rame nativo con quel materiale che aveva ottenuto arrostendo, fra virgolette, la malachite. Da cui la ricetta, appunto, malachite, carbone, temperature sufficientemente elevate, ed ecco che è iniziata la produzione appunto del rame, detto in poche parole. Importante da questo punto di vista è stato il ritrovamento nel 91, no?
dell'uomo di Ozi, l'uomo di Similau, no? fra gli oggetti di Ozi appunto c'è un'ascia la cui lama è appunto di rame, e parliamo del 3200-3300 avanti Cristo, ed è rame, non è rame nativo, rame è stato ottenuto tramite appunto riduzione, segno evidente che questa tecnica in quel periodo era già stata abbastanza sicuramente sufficientemente affinata. Tralascio questo. Ecco, il tiraggio forzato costituì sicuramente un passaggio sicuramente molto importante, no? Nella storia dei metalli. Il tiraggio forzato consiste semplicemente nel rinnovare l'aria durante il processo appunto di combustione. E questo cosa comporta? Il fatto di rinnovare l'aria costantemente comporta che si possono raggiungere temperature decisamente più elevate. E con questo, ad esempio, con questo sistema è stato possibile ricavare altri metalli come ad esempio il ferro. L'origine del tiraggio forzato non è del tutto nota, comunque vi sono alcuni bassorilievi, alcuni dipinti egizi che risalgono grosso modo al 1400-1500 a.C. che ritraggono, come vedete, adesso questo si vede abbastanza male, comunque un po' si vede, dei soffiatori che alimentano il fuoco, no? Qui si vede decisamente meglio, questo è appunto è stata trovata appunto in una tomba a Tebe, qui abbiamo un orafo che utilizza questo piccolo cannello per aumentare la temperatura e fondere appunto e fondere l'oro. Anche il mantice è costituito un altro esempio, diciamo così, di tiraggio forzato, più efficiente di quello precedente perché riusciva a muovere chiaramente masse d'aria decisamente più significative, fra l'altro aria atmosferica e non aria ispirata. Anche questi dipinti risalgono grosso modo al 1500 a.C. Vabbè, questi sono altri ancora. Ecco, arriviamo a una cosa forse che interessa più di noi, no? Il cannello ferruminatorio è appunto l'esempio più semplice di tiraggio forzato che è appunto ancora oggi utilizzato in oreficeria. Come vedete, il signore di sinistra è un orafo che sta operando una saldatura fra alcuni pezzetti di rame. È uno strumento molto, chiaramente molto semplice, ripeto, utilizzato in orefeggia, ma anche fino a non tanto tempo fa era utilizzato anche nei laboratori di chimica. Questa è, ad esempio, una foto che vediamo sopra dei primi 900, dove abbiamo tutti studenti che si esercitano con il cannello ferruminatorio. Il cannello ferruminatorio è importante perché è stata una tecnica importantissima che è nata attorno a metà del 700, si è sviluppata anche per la prima metà dell'800 e sulla quale si hanno lavorato fior fior di chimici, ecco, quindi parlo di Liebig, parlo di Viole e parlo anche di Berzelius stesso. Ecco. E cosa si è fatto? Come funziona? Beh, qui lo vedete in questa immagine, no? Uno diciamo, degli utilizzi del cannello ferruminatorio consiste in questo, nel fare avvenire la riduzione della polvere, cioè del minerale per ottenere il metallo e quindi identificare da una parte il metallo e dall'altra parte il minerale. Chiaramente soffiando anche su fiamme, come vedete, una lampada ad alcol, una candela, vabbè, questo è il bunsen, eccetera, cosa si produce? Praticamente si forma una specie di dardo, di lancia, che ha una temperatura decisamente molto elevata. Se prendete una candela e vi sollevate sotto, vedete che la fiamma da riducente diventa completamente ossidante e quindi si può ottenere la riduzione di diversi minerali, diciamo così, in piccole proporzioni. Questo è l'elenco di, come potete vedere, questo che vedete sotto, è un elenco di alcuni, neanche tutti, i metalli che sono stati scoperti utilizzando appunto la cosiddetta blowpipe, cioè il cannello ferruminatorio. E questi sono circa una dozzina e non sono neanche tutti. Vabbè, questo è appunto Berzelius scrisse appunto questo testo che riguarda appunto l'utilizzo del cannello e questo è, diciamo così, un kit che veniva utilizzato soprattutto nella prima metà dell'Ottocento, dove vedete, vabbè, ci sono tutti i vari reattivi, i cannelli e tutta una serie di campioni di confronto. Ecco, mi sono soffermato sul cannello perché? Perché ne abbiamo utilizzato anche noi, i nostri studenti, per fare che cosa? Per non far altro, fare la stessa cosa che abbiamo visto qui e che veniva fatta, diciamo così, mille anni or sono, cioè la riduzione dei minerali a metalli. Siamo partiti, in questo caso siamo partiti da due ossidi di piombo, cioè il minio e quello che si chiama il minio e l'itargirio, sono due appunto, uno ossido piombo 2 e quell'altro piombo
piombo 4. Questi sono appunto allo stato nativo, sono due minerali come si trovano, queste sono le polveri, abbastanza pure ecco, che si possono ricavare, queste polvere chiaramente di questa polvere di carbone, quindi si miscela, alcuni miscelano il minio con il carbone, altri il tergirio con il carbone, quindi con un eccesso chiaramente di carbone, dopodiché ne viene presa una piccola quantità, messa in crogiolo, in capsula, ma meglio in crogiolo perché è meglio stare su quantità piccole, e poi dopo si inizia a scaldare. Il carbone a un certo punto diventa rovente, e allora nel momento in cui il carbone inizia a diventare rovente si soffia sopra il carbone con il cannello ferruminatorio e si, dopo poco direi, si cominciano a vedere piccole palline appunto di piombo. Questo è, come potete vedere, questo è il risultato finale, fatto su una quantità abbastanza maggiore rispetto a quella che utilizzano gli studenti. Qui alla fine si ottiene praticamente sia chi parte dal minio, sia con il tergirio, si ottiene il piombo. Questi sono i cannelli ferruminatori che abbiamo utilizzato, che erano accatastati in magazzino, nessuno di noi conosceva l'esistenza, li abbiamo trovati per caso e ripristinati, no? E questa è un'esperienza decisamente molto, molto bella, molto interessante, i ragazzi chiaramente si divertono e anche diciamo, dal punto di vista didattico sicuramente molto, molto, molto interessante. No? Abbiamo parlato, no? All'inizio di questa esperienza abbiamo parlato della magia delle reazioni, la magia delle reazioni chimiche. No? Ecco, non a caso abbiamo utilizzato il termine magia, vuoi perché diciamo così, da millenni le reazioni chimiche sono state avvolte da questo alone di mistero, di magia, ma anche perché fra metallurgia e magia c'è uno stretto e sottile rapporto. Anticamente chi lavorava i metalli aveva una posizione di rilievo sicuramente all'interno della comunità, il suo era l'arte di servirsi del fuoco per chiaramente costruire utensili, forgiare armi e realizzare munifici diciamo, gioielli, monili e anche amuleti attraverso cui appunto si esercitava la magia. Ed ecco perché Efesto nella mitologia greca, che nella mitologia greca è il dio della metallurgia, è un dio temuto anche perché ha poteri incantatori, poteri magici, in quanto è in grado appunto di lanciare appunto il malocchio. Bene, crea opere meravigliose, no? E via discorrendo, lo scettro di Agamennone e così via. Qui lo vediamo, ad esempio, queste sono alcune monete dell'antica Grecia che lo rappresentano sempre al lavoro, sempre batte, questa anche i nostri giorni, tutti ci ricordiamo le monete di 50 lire, dove appunto, esatto, vabbè. Abbiamo parlato appunto della città greca, diciamo che fin da allora, diciamo così, per la spiegazione di queste teorie, diciamo così, vennero formulate per la spiegazione, scusate, di questi fenomeni che riguardano non solo i metalli, ma più in genere le reazioni chimiche, vennero formulate due teorie, no? Due teorie, una è la teoria aristotelica appunto dei quattro elementi e l'altra è la teoria democritea, teoria atomistica appunto democritea. Considerate ritenute per più di 2000 anni completamente alternative l'una all'altra, no? Chiaramente queste teorie sono poi ampiamente superate, ormai non vengono neanche citate, però è importante sottolineare una cosa, ecco, di queste due teorie. Diciamo l'elevato potere, diciamo così, significato conoscitivo di questo. In che senso? Nel senso che alla base di queste due teorie, come di altre concezioni dell'antichità, vi è un'intuizione fondamentale, che è una delle caratteristiche fondamentali della scienza, e consiste in questo, cioè della necessità per spiegare i fenomeni di formulare ipotesi che vadano oltre l'apparenza fenomenica, no? E questo è estremamente, estremamente importante. Secondo Popper, il primo che si rese conto di questo fu proprio Kant, in uno dei suoi testi più famosi, che è sicuramente la critica alla ragion pura. Ecco, adesso non commentiamo questo perché ci prenderebbe troppo tempo, e comunque questa capacità di vedere oltre le cose, di vedere oltre l'apparenza, unita chiaramente al rigore della prova, permise infine a Lavoisier,
grosso modo alla fine del Settecento, di arrivare a una comprensione piena e completa di questi fenomeni. Mi riferisco in particolare appunto alla reazione di ossido-riduzione dei metalli. Ed è proprio, ritengo che sia proprio nell'opera di Lavoisier, anche chi non ha solide basi di chimica possa apprezzare quanto la fantasia, l'immaginazione, la creatività unita, come detto, al rigore della prova, che in Lavoisier è una prova di tipo quantitativo, abbia portato a risultati straordinari e a fondare proprio una scienza nuova che appunto è la chimica. A titolo così puramente esemplificativo vorrei riportare diciamo così, alcuni passaggi dell'approccio di Lavoisier nei riguardi delle reazioni di ossido-riduzione che riguardano proprio i metalli, di ossido-riduzione dei metalli. In particolare mi riferisco all'utilizzo geniale che fa Lavoisier dei cosiddetti sistemi chiusi, cioè dei recipienti chiusi. Recipienti che nel caso di Lavoisier sono di due tipi. Uno è il classico recipiente chiuso ermetico, l'altro è il bagno pneumatico. Allora, qual è l'idea, da dove parte Lavoisier, qual è l'idea centrale, quella che va oltre l'apparenza? È che secondo Lavoisier l'aria svolge un ruolo fondamentale in questi processi perché l'aria è un reagente. Quindi l'aria reagisce, un metallo calcina, un metallo si trasforma in calce metallica perché reagisce con l'aria, non perché esce il flogisto o che entrano particelle ignee, eccetera. Questo è l'idea centrale, l'idea che gli permette di vedere oltre. E come la conferma, come la prova questa? Innanzitutto riporto questa esperienza, l'esperienza appunto dei recipienti chiusi. Cos'è che fa Lavoisier? Allora, innanzitutto prende chiaramente i metalli, prende un metallo, lo pesa e lo introduce chiaramente nel recipiente e poi chiude ermeticamente il recipiente e ripesa di nuovo il recipiente chiuso. Dopodiché fa calcinare, quindi lo mette sul fuoco e fa calcinare il metallo. Dopo aver riscaldato, calcinato ore e ore, lo va a ripesare. Lo va a ripesare, intanto verifica una cosa importante, che la massa, cioè il peso, la massa rimane sempre la stessa. Rimane non solo in un caso particolare, ma anche se fa delle combustioni, in tutte le altre reazioni che va a fare. Non solo, la cosa interessante deriva quando lui apre il recipiente, nel senso che quando buca il recipiente, apre il recipiente, innanzitutto sente, diciamo così, un sibilo, cioè aria che entra, vuol dire che dentro si è formata chiaramente una depressione. Allora, come mai dell'aria dentro se n'è andata, eccetera? Allora cosa fa? Ripesa di nuovo il recipiente, chiaramente che a questo punto viene a pesare di più. A questo punto fa la differenza fra il peso del recipiente chiuso e il peso del recipiente aperto e trova la quantità di aria che entra. Prende fuori il metallo, che a questo punto è calce metallica, lo ripesa e fa la differenza rispetto al peso del metallo di prima. Quindi, facendo la differenza, trova la quantità di aria che si è combinata con il metallo e verifica che queste due quantità praticamente sono compatibili, sono le stesse. E con questa serie di esperienze appunto arriva a dimostrare che in effetti l'aria, sono detto, esperienze quantitative, queste non qualitative, l'aria si combina col metallo, non solo. Altre cose interessanti sono le esperienze che fa con i cosiddetti bagni pneumatici, recipienti chiusi però, come avete visto anche la volta scorsa, fatti in questo modo. Lavoisier sa benissimo una cosa, che se io faccio calcinare un metallo all'interno di una storta, cosa succede? Vedo che cosa? L'acqua sale, si ferma a un certo punto e dopo non sale più. Quindi il problema è: come mai si combina solo una parte dell'aria e non tutta l'aria contenuta, perché una parte di metallo non viene calcinata? Qual è l'idea di Lavoisier, quello che va oltre l'esperienza? Perché secondo lui l'aria è formata non da un unico componente, ma da almeno due componenti, di cui uno solo è attivo e quell'altro inattivo. Infatti lui fa delle prove sull'aria che rimane all'interno del cilindro, questo all'interno della campana, e vede che cosa? Che l'aria che rimane in C ha proprietà che sono completamente diverse dall'aria atmosferica, aria che non mantiene la combustione, non mantiene nemmeno, chiaramente non mantiene la vita. Quindi vuol dire, e quindi quello che lui chiamerà aria mefitica.
A questo punto Lavoisier viene a conoscenza di una scoperta importante fatta da Priestley. Priestley che scoperta aveva fatta? Priestley aveva scaldato, arrostito dell'ossido di mercurio. E nell'arrostimento dell'ossido di mercurio cosa aveva ottenuto? Una parte aveva ottenuto il mercurio, dell'altra aveva ottenuto un'aria particolare, un'aria estremamente pura, che lui la chiama aria deflogisticata, perché la teoria, chiaramente la teoria dominante del tempo, è la teoria del flogisto, no? E Lavoisier, venuto a conoscenza di questo, cosa fa? Ripete la stessa identica esperienza con la storta, eccetera, verifica come tutti gli altri casi che l'aria che rimane è completamente diversa, e quest'aria mefitica, e poi cosa fa? Riprende, toglie la storta, quindi svuota la storta, recupera tutto l'ossido di mercurio che si è formato, lo rimette dentro la storta e ripete, lo va a scaldare. Scaldandolo cosa ottiene? Ottiene di nuovo mercurio e ottiene la stessa quantità di aria che si era sottratta prima. Praticamente il livello ritorna di nuovo allo stato iniziale. E quello che si forma dentro il recipiente C cos'è? Non è altro che aria, che aria atmosferica. Ripetuto in diverse situazioni questa esperienza, quindi l'ipotesi, si concretizza l'ipotesi che l'aria appunto sia formata appunto da aria attiva, fra virgolette aria inattiva, aria prima di vita, cioè azoton, che poi dopo alla fine risulta azoton. Non solo, ma Lavoisier riesce anche a, diciamo così, a spiegare il motivo per cui il carbone mescolato a un minerale riesce a ottenere il materiale di partenza. E che tipo di esperienze fa? Prende l'ossido di mercurio, che aveva utilizzato prima, quindi prende l'ossido di mercurio e lo mescola col carbone. Lo scalda e vede a questo punto che da una parte ottiene chiaramente il mercurio, però dall'altra parte non ottiene più ossigeno, vede che il carbone si consuma e ottiene un gas che è lui perfettamente noto, cioè l'acido carbonico e l'anidride carbonica. Ripete la stessa esperienza con altri metalli e ottiene sostanzialmente le stesse cose, per cui alla fine arriva a concludere questo. Lui dice, tutte le riduzioni metalliche, dice, sono operazioni di questo genere. Esse non sono se non ossigenazioni del carbone per mezzo di un ossido metallico qualunque. Il carbone combinato con l'ossigeno fugge sotto la forma di acido carbonico gassoso e il metallo resta puro e vivificato. Ecco, spiegata in modo esemplare ed estremamente semplice quello che è la funzione del carbone durante i processi appunto di riduzione appunto dei minerali, visto che quasi tutti i minerali sono ossidi, va bene, o sostanze simili. L'ultima parte la cito solamente così di sfuggita, che riguarda sempre questo percorso, è questo, l'abbiamo chiamato dal piccolo al grande, cioè dal laboratorio al lab, nel senso che quello che abbiamo visto in piccolo lo si fa vedere, lo si va ad analizzare, diciamo così, in grande. E nel caso particolare si prende in esame quello che è il ciclo produttivo appunto dell'acciaio. Gli ingredienti sono gli stessi, perché c'è il minerale, c'è il carbone, c'è il fuoco, chiaramente, e l'aria che in questo caso viene insufflata da potenti pompe. Ecco. Per cui si prende in esame, ripeto, tutto il ciclo, partendo appunto dalla produzione del COC, di questo carbone particolare, che anche questo è relativamente semplice perché praticamente è una sorta di distillazione del carbon fossile, da tutti i processi che avvengono appunto all'alto forno. A questo punto questo percorso, cioè questa parte viene fatta secondo anno, quando già chiaramente i ragazzi si sanno orientare dal punto di vista appunto delle reazioni, eccetera. E dopodiché per passare alla fine alla trasformazione appunto della ghisa attraverso appunto il convertitore appunto in acciaio. Ecco. Direi su questo non lo prendiamo in esame perché altrimenti diventa un po' troppo lunga. Ecco. E quest'altra parte invece riguarda un progetto a parte che però insomma non è meglio che non prendiamo in esame, ecco, insomma, che è l'ultimo. No, nel senso che questo non rientra nel percorso, nel senso che questo percorso lo si fa in seconda, c'è una materia che si chiama Scienze e Tecnologie Applicate negli ITI, ecco, che per i ragazzi che si iscrivono a chimica, è chiaro, questo cosa vuol dire? Vuol dire fare tre ore in più.
Allora, in questo caso c'è la possibilità di approfondire tutta una serie di argomenti, di temi, come può essere il discorso precedente, in questo caso particolare, quelli che abbiamo chiamato appunto i metalli tecnologici, cioè sono quei metalli che entrano sostanzialmente a far parte, diciamo così, dei prodotti high-tech, no? Quindi sono metalli un po' strani, metalli molto, molto particolari, normalmente ricavano dalle terre rare, metalli di transizione, di cui non si sente normalmente mai parlare, che però sono fondamentali, sono indispensabili appunto per far funzionare queste, ormai sono diventate delle protesi, questi aggeggi che sono gli smartphone, computer, eccetera. Ecco, però qui andiamo già un po' al di fuori di un discorso, diciamo così. Sicuramente dà dei punti interessanti, perché buona parte di questi minerali e quindi di questi metalli si trova in una regione geografica ben precisa, che direi l'80% si trova appunto in Cina, ecco. E quindi non è anche un caso che queste produzioni si vengano fatte lì, non è un caso che nel caso della crisi della Grecia la Cina abbia avuto una grande attenzione, ad esempio, a, diciamo così, ad aiutare la Grecia a colmare il debito, perché in Grecia a livello europeo ci sono i maggiori giacimenti di terre rare, ecco, questo è indubbio. E vabbè, adesso vado avanti, già ho iniziato. L'ultima fase è questa, l'ultima parte, ecco, di questo percorso, diciamo così, che però qui siamo già nell'ambito delle scienze e tecnologie applicate, riguarda appunto l'altra faccia della tecnologia, cioè i costi, quelli che sono i costi umani, ecco, della tecnologia. In particolare ci siamo concentrati quest'anno ad analizzare il dramma, appunto, quello che è il dramma del coltan. Ecco. Cos'è il coltan? Il coltan è appunto sono due minerali, uno la columbite e uno la tantalite, sono due ossidi, uno di niobio e uno di tantaglio. Quello più pregiato è sicuramente il tantaglio, su questo non c'è ombra di dubbio. E il prezzo del coltan, difatti, è determinato appunto da quanta tantalite e da quanto tantaglio appunto c'è appunto all'interno del minerale. E questi sono, il tantaglio è fondamentale per i motivi che vedete lì, rappresenta un fondamentale per videocalcolo, l'orario, eccetera, in quanto serve a ottimizzare il consumo della corrente elettrica nei chip di nuovissimi generazioni. Io di più di tanto non ne so, mi è stato detto, quindi l'ho rimesso. E in particolare è fondamentale soprattutto anche nei processi di miniaturizzazione, ecco, dei cellulari e via discorrendo. E dove si trova? Praticamente buona parte del coltan si trova in una regione dell'Africa ben precisa, che è il Congo, in particolare fra Congo, Ruanda, Burundi, in questa zona. Quindi l'80% si trova circa qua. Questo è un articolo dell'Espresso di circa un anno fa, dove mette appunto in evidenza quello che chiama appunto il dramma, l'inferno senza fine appunto nelle miniere del coltan in Congo, no? Questo è quello che vedete riportato, è pari l'articolo, alcuni pezzi dell'articolo appunto dell'Espresso, no? Questo conflitto ha provocato, ad oggi si stima anche sui 5-6 milioni di vittime, chiaramente, questo lo riporto, con la complicità appunto dei paesi industrializzati. E come si estrae il coltan? Il coltan si estrae con metodi di lavoro molto simili ai cercatori d'oro dell'Oest americano, come potete vedere da queste figure. Questa è la tantalite. E si estrae appunto in questo modo. Come si presenta? Si presenta praticamente... Scusate, devo aver pigiato qualcosa. E si presenta sostanzialmente così. Nella foto di destra vedete appunto il coltan appena raccolto, e nella foto di sinistra vedete appunto, vabbè, una volta purificato, eccetera, sono questi sassolini che poi vengono lavorati, da cui viene estratto il minerale. E anche qui viene appunto evidenziato il fatto che diventa importante tutto il discorso del riciclo,
e via discorrendo. Però questo è, diciamo così, quest'ultima parte l'abbiamo appunto, il primo anno ecco, che le facciamo, ne parliamo. Ecco. Bon, quindi io ho terminato. Ah, volevo fare una considerazione e poi darvi un'informazione. La considerazione è lui è partito da una bellissima frase di Polanyi. Polanyi era un chimico e un filosofo della scienza, tutte e due le cose insieme. E andrebbe rivalutato anche a livello didattico possibilmente, perché era bravo in tutte e due le cose, ha preso il premio Nobel e dalle considerazioni si capisce che aveva colto alcuni elementi essenziali, perché c'è un'idea secondo me a livello proprio generale molto sbagliata della scienza, un'idea che viene dall'Ottocento e che storicamente si chiama positivista, cioè l'idea che le cose stanno lì fuori e la scienza le scopre. Quindi quello che noi dobbiamo fare è prendere e riportare queste scoperte, che a questo punto diventano scoperte senza una storia dietro, perché possono essere al massimo una cronistoria. Nel 1743 abbiamo trovato questo, nel 1813 quest'altro. Però la storia effettiva, quella che ci dà delle giustificazioni delle cose, sparisce, perché diventa un elenco di date in cui si sono trovate quelle cose che stavano fuori. Polanyi ci dice che la situazione non è questa. La scienza è un'opera umana. È un interagire con un esterno per metterci qualcosa di tuo. È come lui fa l'esempio del pittore, di Picasso, ma potremmo fare anche dello scultore, che il marmo c'è, ma la statua va creata nel marmo. Quindi la scienza è scoperta ed invenzione nello stesso tempo. È scoperta perché qualcosa di fuori c'è, ed invenzione perché in quel momento noi lo dobbiamo trovare una nostra interpretazione a quei fatti, trovare qualcosa di noi dentro quei fatti. Io penso che questo è uno strumento potentissimo per la didattica e che questa verità, per me verità, non è solo un qualcosa che non si sa nel mondo didattico, si usa poco nel mondo didattico, ma non si sa nel mondo della ricerca, non si sa neanche negli altri ambiti. Pensare che sia solo una cosa didattica è veramente sbagliata. Perché a livello del ricercatore normale, io sono un ricercatore, sono del CNR e via di seguito, vi assicuro che la percezione è ancora del tutto positivista. Io ho da trovare quello che sta lì fuori, punto e basta. Questa era la considerazione. L'informazione che volevo darvi è che esattamente tra una settimana, il 14, io e Leonora facciamo un pomeriggio all'ITI di Pisa, l'ITI Leonardo da Vinci, in cui appunto cerchiamo anche di far vedere questi aspetti. Io per esempio farò una piccola comunicazione, storia ed epistemologia al servizio della didattica. Chi è interessato, alle 3:30, com'è l'orario? Mi sembra alle 3:30, siamo lì all'ITI. Che sono le scienze della terra che i ragazzi fanno in prima. Ci sono stati dei tentativi di collegamento con questo per quanto riguarda la parte sui minerali, ma anche per quanto riguarda per esempio alcuni aspetti dello sfruttamento appunto, per esempio nella zona toscana del ferro, che hanno modificato in modo drastico il paesaggio
dagli Etruschi in poi. Quindi, cioè, se ci sono stati degli agganci anche con queste, diciamo, con le materie delle scienze della Terra. Ecco, con le materie delle scienze della Terra direi di no, anche perché in questi anni purtroppo nelle classi, nella sezione dove sono io, è cambiata spesso l'insegnante anche durante il corso dell'anno, quindi non si è riusciti a portare avanti un discorso comune. Invece ci sono stati sicuramente degli intrecci, delle relazioni, dei progetti comuni con l'insegnante di storia e italiano storia, soprattutto per l'ultima parte che abbiamo visto, ecco, ad esempio il discorso del Coltan, eccetera, è stata una parte che è stata portata avanti assieme, sia diciamo nell'ora di chimica, sia nell'ora di, diciamo così, di italiana storia, ecco. Questo sicuramente sì, però purtroppo in scienze della Terra, come dico, no, ma soprattutto penso per questo problema, nel senso che quando gli insegnanti cambiano troppo spesso, purtroppo non si riesce a trovare anche quel minimo di sintonia per poi dopo impostare le cose assieme. Ecco. Però sì. Sì, da un lato parlo per l'ultima parte, su questo non avrei dubbi, però tutto il discorso che riguarda i minerali, quindi i processi di riduzione a carico dei minerali, questo evidentemente potrebbe essere, sicuramente questa parte si fa in prima, quindi come diceva appunto la collega, sicuramente si potrebbe lavorare e portare avanti il discorso appunto con l'insegnante di scienza della Terra. Però ci deve realizzarsi una condizione indispensabile, cioè ci deve essere una certa stabilità all'interno del consiglio di classe, ecco, su questo, perché diversamente non si riesce, ecco. In relazione alle competenze, no? Quando si parla di competenze, viene tra i vari punti c'è limiti delle tecnologie. E spesso nel primo biennio è un po' complicato, no? Andare a, diciamo, identificare contenuti e strategie per andare poi a verificarle. Io credo che un approccio di questo tipo potrebbe essere interessante, perché sicuramente permette di, da una parte, come è già stato detto, permette di comprendere come la scienza sia espressione del proprio tempo e delle esigenze del proprio tempo. L'interpretazione che si dà dei fenomeni è legata alla lettura che si ha del nostro contesto, ma spesso non ci rendiamo conto o non prendiamo in considerazione le conseguenze che certe scelte hanno nel futuro prossimo o nel futuro lontano. Ecco, sotto questo aspetto forse si potrebbe riflettere un po' di più all'interno delle nostre programmazioni. Parlo per me, non so se qualcun altro può condividere questa problematica. Posso aggiungere questo, voglio dire, non solo a livello di competenze, ma se andiamo a leggere anche quelli che sono i risultati dell'apprendimento, sia per i tecnici che per i licei e per i professionali, direi che questo tipo di approccio è assolutamente, assolutamente coerente e ricordiamo che i risultati di apprendimento sono prescrittivi. Ne richiamo alcuni, visto che ho il DPR sotto mano. Dice, ad esempio, per gli istituti tecnici, collocare le scoperte scientifiche, cioè gli studenti alla fine del percorso, dovevano collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni in una dimensione storico-culturale nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. Collocare il pensiero matematico scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia, delle idee e della cultura. Questi sono risultati, cioè quelli che sono i risultati dell'apprendimento. Quindi, ripeto, parliamo di parti, non le conoscenze e le abilità che su queste si può giostrare, ma questi sono prescrittivi. E così pure anche a livello, ad esempio, sia di istituto professionale, ma anche chiaramente di liceo, in particolare liceo scientifico, dove riprende sostanzialmente quello che dicevo prima. Quindi da questo punto di vista sicuramente è centrato. E non mi viene mai, no, quanto va fatta stechiometrica e poi carbone quanto?
No, no, la riduzione del Minio bisogna, sia del Minio che del Trasiro, viene bene se il carbone è in eccesso. Eccesso, eccessione? In eccesso noi si va, fra virgolette, occhio, cioè la massa alla fine deve essere proprio nera nera e bisogna iniziare a soffiare con il cannello quando il carbone è già, diciamo così, bello rovente, che è diventato rosso, cioè quando si scalda sotto a un certo punto diventa rovente il crogiolo, poi dopo, subito dopo, inizia a diventare rovente, diventa proprio rovente, rosso il carbone. Quando il carbone diventa bello rosso si inizia a soffiare. Ah, ecco. Quando diventa bello rosso si inizia a soffiare, chiaramente ci vuole un minimo di pratica, nel senso che all'inizio bisogna soffiare molto delicatamente, perché noi lo utilizzi anche te, in polvere, quindi bisogna soffiare, poi mano a mano che si riscalda, quindi che il carbone diventa anche sempre più contundente, si può soffiare anche in modo un po' più energico e alla fine... No, vabbè. No, come viene a me? Io non lo so. A parte, io non sono tanto brava. Ci sono altre domande? Esattamente, assolutamente. L'hanno buttato via in tutte le sue forme. Sì, cioè, assolutamente, non, assolutamente sì. Ah, ecco. No. Ero invidiosissimo. No, c'è un problema, indubbiamente. Difatti queste esperienze vanno rigorosamente fatte uno sotto K. Su questo non c'è ombra di dubbio. Il mescolamento, eccetera, lo facciamo. Noi, ripeto, anche l'utilizzo del Minio e del Trasiro è dovuto anche a un altro fatto che c'entra o non c'entra, nel senso che noi ci siamo ritrovati anche nel nostro magazzino avere, fra virgolette, dei resti, diciamo, voi? Delle rimanenze, esatto, che probabilmente non era stato smaltito, e quindi questo è anche un modo per, però fatto sotto K, con un cannello abbastanza lungo, chiaramente, quindi si fa sotto K, con quantità ai ragazzi, allora, il rimescolamento tutto... A me non mi fa nessun problema, capisco perfettamente, appunto. Ma da noi, a prescindere, è stato tolto di mezzo qualunque cosa di mercurio, di piombo, tutti mercurio sali possibili. Senza ombra di dubbio. Cioè, tutti mercurio, sali possibili, sì. Quindi... Ecco. Ma comunque... Io non l'ho fatta, però mio collega mi ha detto che viene lo stesso anche se si prende invece del Minio, dell'ossido, insomma di piombo, si prende l'ossido di rame. Anche con l'ossido di rame ci vuole decisamente un po' più di tempo, è un po' più rognoso, però, ripeto, però io non l'ho fatta, ecco. Però da quello che mi diceva viene, e comunque in ogni modo si può fare anche a livello dimostrativo, ecco, voglio dire, da questo punto di vista, però... Indubbiamente i problemi da questo punto di vista ci sono, non è sicuramente un'esperienza che si può fare, fra virgolette, sotto K, non è un'esperienza che dove sono i ragazzi stessi a mescolare l'uno con l'altro, su questo non c'è ombra di dubbio, ai ragazzi, quei pochi che riescono a stare chiaramente sotto K con le rette eccetera, se ne dà, avete visto il crogiolo, quello della capsula, questo l'abbiamo fatto, cioè non l'hanno fatto chiaramente i ragazzi, l'abbiamo fatto noi chiaramente. Ne hanno una piccola quantità nel crogiolino dentro la cappa, sotto la cappa espirante. I problemi però, indubbiamente, da quel punto di vista lì, non c'è in dubbio, ci sono. Per usare anche un soffiatore, perché devi soffiare direttamente. Dopo si può utilizzare, adesso noi ripeto, noi abbiamo recuperato tutta una serie di cannelli che avevamo in... che erano lì in laboratorio da non so quanto, ce ne sono alcuni anche che sono sicuramente abbastanza lunghi, per cui diciamo, però indubbiamente si possono questi problemi, ecco. Dimmi. E anch'io sono un insegnante di chimica che ho girato un po' tutti gli studi, specialmente gli studi professionali. È interessante l'approccio storico alle esperienze, che dimostrano come delle cose sono state fatte da altri uomini che ci hanno lavorato, ci hanno pensato, hanno provato, e questo forse dà anche modo a loro di in qualche modo di impegnarsi nella loro attività, che è possibile attraverso lo studio di trovare nuove soluzioni, nuove vie. Ecco, oltre al fatto che naturalmente quando vedono che qualcuno ha realizzato qualcosa di simpatico, loro si appassionano di più.
Infatti la prima fase pure del lavoro che si fa nella chimica è quella di in qualche modo destrutturare, di smontare tutto l'aspetto tradizionale della chimica, come la chimica studia gli elementi, studia le formule. No, quello viene, diciamo, è uno strumento e viene dopo, ma prima viene proprio questa conoscenza. Per cui, diciamo, questo tuo lavoro è molto interessante perché dà più, diciamo, conforto nel seguire questa strada. Poi, appunto, anche sull'utilizzo di altri metalli, come ho fatto prima l'elenco, quei metalli che sono stati scoperti in quel modo lì, quindi sicuramente si può provare con qualche altro metallo, no? Su questo non c'è ombra di dubbio, ripeto, per poterla cercare di farli a tutti e non magari solamente o dimostrativa o uno solo. Cioè, quello del canale frumentatorio rimane il fatto anche perché su questo lavoro ci siamo rimasti, perché voglio dire, questa è una tecnica analitica che è, voglio dire, spesso ignorata, ma è stata fondamentale da tanti punti di vista, parliamo di analisi qualitativa, voglio dire, è stata, oltre ad aver permesso di identificare tutta una serie di metalli prima non conosciuti, ma anche proprio, ripeto, nell'identificazione di minerali e di altri metalli, è stata una tecnica, ripeto, un Berzelius che scrive un trattato sulla blowpipe, voglio dire, penso che la dice lunga, così come un Liebig, un Wohler, hanno scritto tantissimo riguardo questa tecnica. Ed è per quello, ecco, che, devo dire, gli si fa utilizzare, ripeto, il cannello, ecco. Ma è una tecnica questa che è estremamente, estremamente versatile, non c'è ombra di dubbio. Purtroppo dimenticata, indubbiamente, però è molto, molto interessante su questo. Bene, se non ci sono altre domande, allora vediamo la prossima volta. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.